Come già largamente noto per gli annunci che hanno dato i giornali e la RAI stessa, la terza puntata che sarebbe dovuta andare in onda stasera, dedicata, come forse sapete, alle regole del calcio, viene sostituita dalla quarta che avevamo approntato dedicandola alla violenza che molte volte viene espressa da un tifo malinteso all'interno e all'esterno degli stadi. Non vogliamo rifugiarci dietro la sociologia e gli alibi che potrebbe fornirci. Noi riteniamo che questo teppismo vada risolutamente affrontato e che non si debba fare, d'altronde d'ogni erba un fascio. Vi sono tifosi che sono creature liete, serene, festose, qualche volta anche un po' ribalde, che vogliono festeggiare la propria squadra, che la seguono, prendendo treni, pullman, macchine, eccetera. Ma tutto quello che si annida all'interno di questo tifo plausibile e che tende semplicemente alla devastazione, alla violenza gratuita, alla sopraffazione, addirittura, ecco, questo no, questo non è accettabile. Quindi occorre una legge molto risoluta che prenda di petto la questione e che in qualche modo la risolva. Quando l'imbecillità si appassiona, non di rado finisce in tragedia. E questo è già capitato e non capita, per la verità, non soltanto nell'ambito dello sport. Ma è di questo che noi ci stiamo occupando. La puntata di stasera non si riferisce strettamente all'episodio grave che è costato la vita di quattro ragazzi che si sono incendiati dietro la loro folle rivalsa di meridionali che vedono l'ultima delle squadre del sud esclusa dal grande campionato nazionale di calcio. E tuttavia vorrebbe in qualche modo contribuire a chiarire quali forme prende e per quali ragioni la violenza che si manifesta nelle forme gravi, teppistiche, ma ancora in qualche modo non tragiche come quelle che sono legate all'episodio di cui stavamo parlando. Per questo abbiamo deciso l'inversione delle due puntate. D'altronde, prendere atto del fenomeno senza volerlo indagare, senza capire le ragioni profonde che in qualche modo lo animano, lo manifestano, sarebbe un esercizio sterile. Ecco, noi con questa puntata abbiamo creduto di poter rendere un piccolo contributo alla comprensione di questo dilagare dei fenomeni teppistici all'interno di una grande festa. Grazie. Allora non sono stato chiaro, eh! Giovi bastardi! Della lotta internazionale! Prendimi la mano!
tuoi. Oh, il denaro! Mestiere di merda, cara! Ah, va. Pezzo di merda! No, siamo bastardo! Mi ha dato un bel mestiere! Mestiere di merda! Carabiniere! I Simpson hanno un numero. Ho due amici disoccupati che cercano lavoro. Ogni volta che vado a fare un colloquio mi dicono che non sono propenso al tipo di lavoro che chiedono. Rosso, neri e ebrei, rosso. Cerchiamo lavoro, certo, però cerco un lavoro più serio, un lavoro che mi dia soddisfazione morale. Potrei fare chissà cosa, potrei fare l'autista di handicappati, cioè adesso non so cosa mi viene, però adesso devo pensare, quindi spegnere sta macchina di merda. Brutta di merda! Seguadano. Eccolo là, sembra Pinocchio. Gobbo di merda, bastardo, e bastardo chi non te lo dice? Bastardo! Ciccione bastardo! Bastardo! Mangia meno pasta asciutta, bastardo! Fagli il culo! Fagli la panetta! Fagli il culo, Gianni! Noi siamo qui con te, dai forza il delinteo! Milano siamo noi! Milano siamo noi! Come ci guarda? Sembra degli animali in gabbia, guarda come ci guarda. C'è un coniglio! Ciao, buon bastardo! C'è un coniglio di merda! C'è un coniglio! C'è un coniglio! Bastardo! 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 Vorrei fare il bagarino. Per me il bagarino sembra il mio massimo, proprio il mio massimo lavoro. Il bagarino. Biglietto 20.000 euro, lo vendo a 500.000 e vivo. Dai, mio padre. Thank you.
Già quando si costituisce un gruppo, si costituisce un piccolo potere. Questo potere può essere esercitato in una maniera corretta, semplicemente per organizzarsi meglio, per seguire la squadra in una trasferta, cioè il senso del gruppo, oppure può diventare un mezzo di pressione che purtroppo nel nostro paese è diventato assai pericoloso, perché sono stati dei ricatti alle società, perché c'è la possibilità di creare degli incidenti che portano alla squalifica di uno stadio. Il tifo di gruppo non mi piace. Questo è un discorso che devo dire, ma naturalmente è chiaro, gli eccessi sono quelli che turbano questo, e gli eccessi vengono da provenienza diversa. Possono essere i rigurgiti di un fatto sociale, cioè, ormai c'è gente che va allo stadio solo per provocare degli incidenti, perché si ha scoperto un teatro in cui si può restare anche nascosti e appunto creare delle cose pericolose senza correre troppi rischi. Ha scoperto un'identità, secondo me fuorviante, quella, l'unica cosa in cui credo è la squadra, e vi credo in una maniera sinistra, cioè se non vince evidentemente io scasso tutto, se fanno un torto alla mia squadra scasso tutto, è una bruttissima cosa, quello dà un'immagine brutta del calcio, bisognerà guardarselo. C'è verità in questo, ma non bisogna esagerare. L'ultra può essere anche una persona coinvolta in un gruppo di pari, solidarietà, lontano dalla periferia, dare un senso di identità anche cittadina a un gruppo di ragazzi. Si rammenta ai signori viaggiatori che è severamente vietato attraversare i binari. Si prega dei servizi del sottopassaggio. È un essere anche contro, c'è chi riesce a farlo per le strade, chi riesce a farlo per la politica. Noi siamo contro a tante cose e di conseguenza allo stadio riusciamo a esprimerci in un certo modo, siamo molto più liberi, siamo come casa nostra. Noi abbiamo avuto l'anno scorso uno scontro abbastanza aspro con la tifoseria del Brescia, che saluto, perché sono tifosi che si sono battuti lealmente, è gente che si è messa sul nostro stesso piano, perché probabilmente l'hanno sempre fatto, è gente che quando vuole va in giro vuole predominare sugli altri, vuole far sì che ci sia la vittoria in un certo senso, ci sia l'essere più forti di un'altra tifoseria, però sono regolari. Noi ci siamo scontrati per svariati minuti, però io non ho visto nessuna persona, né da una parte né dall'altra, usare scorrettezze, ma scorrettezze vere e proprie. E alla fine c'era probabilmente anche una parte di reciproco rispetto. Bisogna sempre battersi con onore. Noi in tante situazioni abbiamo cercato lo scontro con tifoserie che, se non l'avessimo fatto noi, l'avrebbero fatto loro. Ma in ogni caso io reputo coniglio chi va allo stadio con un coltello. Coltello ci vai con le tue mani, se hai il coraggio di affrontare un altro. Se ci vai col coltello è perché della persona che eventualmente puoi incontrare hai paura. Oh!
sprigiona quella forza, quella potenza interiore che fa sì che chi hai davanti non ti fa paura. È un confrontarsi eventualmente. Noi lo facciamo allo stadio. Non ho mai la riprova di sapere se eventualmente ho fatto male più o meno una persona, non mi pongo questo problema. Comunque io so che ho una persona in meno davanti. Uno che va giù, sono 10 che scappano, ce n'ho meno davanti. Io non ho interesse e non voglio neanche picchiarli tutti o eventualmente fare il superuomo. Probabilmente non ci sono superuomini in giro per gli stadi, ci sono persone decise. Andando allo stadio proprio aspettavo il momento, cioè, di poter affrontare persone, cioè di combattere, cioè cercare, cioè, di farmi dare quelle ragioni che magari la tragedia me le davano. Quando una tifoseria va fuori casa, giustamente cosa fa? Cioè, ti fanno restare dentro di quel blocco, di quel buco, diciamo, e sentire tutti quegli insulti, eccetera, non poter sfogare, non poter trappare quella rabbia, perché se ogni passo che facevi, giustamente, cioè, o che ti picchiavano, o che se no ti portavano dentro. Cioè, non potevi fare altro che stare lì fermo e dire aspetteremo il ritorno. Circa 16 anni fa, Brescia-Genova, ero fuori allo stadio, a un tratto vedo un amico che mi viene incontro e mi fa: Emilio, corri che stanno picchiando mio padre. Ho detto: cosa succede? Entrando ho notato che c'erano dei gruppi di genovani, cioè gruppi genovani sopra, proprio in cima allo stadio, che buttavano giù degli oggetti con gli denti, cioè sassi, eccetera. Allora, cioè, mi sono alzato la testa, ho guardato e ho subito detto: venite giù. Come sono scesi, mi sono trovato 10 persone intorno a me con i coltelli in mano e li ho affrontati. Affrontandoli, la gente intorno, sempre pensando che mi aiutassero, invece in realtà ho dovuto prendere tante di quelle botte, ma tante di quelle botte che... Però dentro di me non sentivo niente. Non ho mai capito esattamente perché certe cose succedevano, perché dovevano succedere, no? Perché già la mattina sapevi che dovevano succedere. Tutti dicono che c'è di mezzo il fatto di una vita, c'è chi dice la vita di merda, c'è chi dice invece che ha troppo e ci deve sfogare in qualche modo. Probabilmente sono le componenti di un problema molto grosso, però vedo molte ramificazioni, vedo molte spiegazioni, però non ne vedo neanche una. Io proprio prima parlavamo con un compagno, no, su questa faccenda, violenza degli stadi, così mi diceva: che cazzo te ne frega della violenza degli stadi quando c'è gente che muore di lavoro, di eroina, così, e quegli quattro scemi vanno a picchiarsi. Sì, però perché? Perché poi quei quattro scemi magari si scontrano per ore con la polizia e quindi sbirri di merda, tutte queste cose qui, perché lo fanno? E poi magari effettivamente la settimana se la passano a lavorare, a fare le ore straordinarie per potersi garantire la trasferta la domenica e garantirsi magari le botte che prendono ingiustamente, secondo me, dal celerino di turno. E poi cosa vuol dire ultras? Cioè, c'è una curva di 5.000 persone, sono ultras la domenica, poi durante la settimana cosa sono? Negli anni 70 la curva era una zona completamente, era una delle prime zone occupate, è stata la curva. Cioè, la curva era un posto dove tu facevi quel cazzo che volevi, ma quel cazzo che volevi era proprio a livello di socialità. Adesso cos'è? Hai la polizia in borghese che ti controlla anche lì, che dopo magari ti telefonano a casa e adesso ti diffidano perché tu sei andato in trasferta, hai fatto questo, hai fatto quello. Adesso si parla, va di moda il nord-est, così. Comunque, diciamo, questa zona del nord dell'Italia è una zona molto turbolenta da questo punto di vista, e sicuramente su queste cose ci sarebbe anche da interrogarsi, perché più qui, per esempio a Napoli, molte volte la partita, anche se non sempre, viene vista ancora come una festa, no? Qui viene vista addirittura come una battaglia.
quando lo schermo si infrange, diciamo, no? E ci fa vedere la scena di guerra, il corpo in conflitto, la violenza, l'incidente, in qualche modo, e capisco che questo possa urtare, come dire, ferire un pensiero umanistico, un pensiero civile, ma noi in qualche modo accediamo al vero, accediamo a quell'elemento irriducibile, non metabolizzabile, che però è la violenza in se stessa. In qualche modo accediamo alla natura, ecco, e abbiamo un livello di conoscenza che io credo debba rientrare in una concezione, in una strategia complessiva dei media. Cioè non bisogna rimuovere questi eventi, bisogna capire, no, quanto essi intervengano sulla nostra sensibilità e farli rientrare in una strategia di controllo, ma non rimuovendoli interamente, ritenendo appunto che tutto debba scomparire, l'interrogativo, lo facciamo vedere la scena di violenza dello stadio o no? Se noi non la facessimo vedere, probabilmente lasceremmo giacere la violenza inespressa, non le daremmo mai sfogo di rappresentazione. Episodi di violenza, episodi di criminalità sono tipici in qualsiasi paese, in qualsiasi grande città, però sembra che le attenzioni siano solo concentrate nei confronti dello stadio, come se i tifosi delle curve delle varie squadre di calcio siano loro coloro che portano il nome della violenza chissà dove. Cioè, secondo me, in uno stadio, per essere un posto così grande, con così tanta gente, poi non è che capitino sinceramente episodi chissà di che tipo. Secondo me, per le tensioni sociali che ci sono in questo paese, potrebbero capitarne molte di più. Non mi sembra giusto, come i sistemi inglesi delle videocamere, o di mettere il maggior numero di controlli possibili, ti fanno stare un'ora allo stadio per vedere se porti dentro il coltello o meno. Bisogna capire perché uno il coltello lo porta allo stadio. Il devi lavorare, il devi produrre, il devi servire a qualcosa, crea una sorta di allenamento in questi giovani. Chi va allo stadio si sente differente per un giorno, perché appartiene a un gruppo piuttosto che un altro. Può mettere una sciarpa, una bandiera, dei colori che hanno un valore, un simbolo. Siamo in una società in cui i colori non hanno più un valore simbolico, quello che facciamo non rimanda più a nient'altro. Una sciarpa invece ha un simbolo allo stadio. In realtà è connaturato nell'uomo questo istinto violento. Poi l'educazione, la religione che ci impone di essere bravi, educati. In realtà abbiamo tutti un istinto molto forte, molto violento, siamo irruenti. Poi vabbè, siamo bloccati perché l'educazione ci dice no, comunque devi socializzare, devi comportarti bene. Però devono esserci dei momenti di ribaltamento totale della società. Abbiamo capito sin da subito che la curva, questo importante spazio di questi giovani, rispecchia, ripropone, e questo non lo diciamo noi, lo dicono sociologi esperti, quello che è l'intera area giovanile. Troviamo infatti fedelmente nella curva le quattro cellule fondamentali che costituiscono l'area giovanile: i movimenti studenteschi, gli studenti, quindi i giovani politici, il mondo del lavoro giovanile e il mondo della devianza giovanile, inteso come microcriminalità giovanile. Fortunatamente a Verona, dopo aver sondato, monitorato questi giovani, dovevamo capire chi avevamo davanti, abbiamo fatto una felice scoperta, perché l'area ultima che ho citato, quella della devianza giovanile, della microcriminalità, veramente minima. Abbiamo imparato a guardare a questi giovani non come dei satana, ma come dei ragazzi regolari, anche in questo contesto domenicale in cui appunto, soprattutto perché veicolati da sostanze particolari, quale l'alcolismo. L'alcolismo è uno degli aspetti che ci preoccupa di più, emerso da questa ricerca. Poi ovviamente sono portati a compiere degli atti che possono diventare anche reato. Credo che il comportamento violento sia una possibile derivazione del non parlare con i giovani. Ogni volta che un fratello non parla con la sorella, il padre non parla col figlio o con la figlia, la madre non parla col figlio o con la figlia, noi gettiamo il seme di una possibile azione futura di disgregazione. La mia idea forte è questa, che la società ha bisogno del collante delle nostre interazioni, quindi se noi interagiamo e ci parliamo possiamo avere in mano la frontiera
che evita la caduta nel comportamento violento. Se non ci parliamo, non creiamo interazione, non creiamo relazione gli uni con gli altri, ecco che ogni individuo è solo e va in caduta libera e può produrre comportamento violento. Quindi qual è non mi piace parlare di ricette, ma qual è un modo per non arrivare alla creazione dell'ultra? Parlare con i propri figli, parlare con i propri allievi, parlare con i propri giovani collaboratori. Non parlare a chiacchiere, ma costruire relazione con loro in maniera tale che sia la nostra ragione, che le nostre emozioni siano in contatto. Noi non sappiamo più cos'è contatto. Gli ultras non vogliono parlare perché per loro i risultati sono quelli che si leggono sui giornali, sono quello che oggi si dice della realtà di Verona. Loro non vogliono cadere in buonismo o cose di questo tipo. Loro dicono a noi, e noi rispettiamo molto quello che ci dicono, si è stabilito finalmente un dialogo, un rispetto reciproco. Ecco, quindi loro rimangono qui, su questo concetto, senza voglia né di protagonismo, in buonismo o in altro, e rimanere fermi su questo concetto che è di fondamentale importanza, cioè, e io lo sottolineo, aver ristabilito un equilibrio tra l'istituzione, in questo caso la Polizia di Stato, e quest'area. E la creazione di un dialogo con gli ultra ha promosso una serie di situazioni in cui praticamente è come se noi prendessimo l'etichetta di un barattolo e la togliessimo, la scollassimo, e il barattolo e quindi la persona si mostrano come sono, chi sono gli ultra. In gran parte sono dei ragazzi normalissimi che però, inseriti all'interno di un processo di comunicazione che li sospinge, diciamo così, nel ruolo del cattivo, del violento, dal punto di vista dell'analisi della comunicazione, non possono non reagire con violenza. Tutto questo ci ha portato ad una grossissima crisi di identità professionale. Ci siamo chiesti, ma è giusto che noi dobbiamo fare questo tipo di attività, noi Polizia di Stato, noi dovremmo intervenire nel momento in cui il fenomeno ha raggiunto gli eccessi, in effetti è così. Però oggi l'accettiamo questa nostra figura, noi crediamo che effettivamente la polizia del 2000, soprattutto quelle equipe di poliziotti che si occupano delle fasce giovanili, oggi devono essere prima di tutto forse degli operatori sociali. Mi raccontavano gli ispettori che alcuni stadi sono dei veri e propri bunker, cioè dove le tifoserie addirittura entrano e sono separate da muraglie. È già un incitamento alla violenza, perché ricordo che i leoni entravano all'interno degli stadi nell'antica Roma attraverso particolari tipi di cunicoli, no? Ecco, voglio dire che siamo noi stessi a volte a pensare che una procedura serva a smontare un fenomeno, mentre per la verità non vediamo, io lo chiamo the dark side of the moon, il lato oscuro della luna, che la stessa procedura costruisce il fenomeno. Da questo punto di vista, forse, non voglio esagerare, anche l'ultra può essere ricondotto alla sua misura di normalità. Credo che alla fine sostanzialmente noi, attraverso questo nucleo, la Questura di Verona, è riuscita a costruire un qualche cosa di intelligente, di intermedio, che intervenga sulle cause, moltissime, che spesso possono dar corso poi ai disordini all'interno e fuori dallo stadio, un intervento mirato che anticipi ovviamente, laddove è possibile, l'intervento della forza pubblica. E io ci tengo a sottolineare quello per me più importante, che credo sia il frutto della prevenzione: denunciare meno ragazzi possibile all'autorità giudiziaria. Credo che la più grande vittoria, al di là dei risparmi, dei danneggiamenti alle strutture, sia proprio questa, essere riusciti a far pensare questi ragazzi per tentare di farli crescere, di riportarli a dei livelli di civiltà accettabili.
il calcio è diventato la religione dei giovani. La squadra di calcio rappresenta l'idolo e l'adorabile di un giovane di oggi. Basta che vai nel mucchio degli ultra e vedi in quale stato è ridotto un giovane ragazzo alla fine della partita. Ma ci sono dei giovani già distrutti a 20 anni e a 30 anni. Vedi ragazzine di 5 anni che dicono ogni genere di parolaccia, ogni genere di insulto. È deplorevole, mi dispiace molto. E tutte queste energie dei giovani indirizzati male verso urla e insulti a Dio, purtroppo, anziché essere indirizzati per fare il bene della società, per costruire giovani che potrebbero essere dei membri buoni di una società, e vengono sprecate tutte queste energie in urla allo stadio. Una volta, perché i ragazzi quando bevono vogliono la roba senza pagare, cercano di rubare, e noi non la possiamo dare perché innanzitutto non è mia, è del proprietario del bar. E allora nascono discussioni, ci spingono, ci insultano, a volte ci picchiano pure, ma noi non possiamo dire niente perché si azzuffano come un branco di lupi. Chi perde siamo noi, poi fregano la roba e i soldi pure. La folla solitamente non è migliore degli individui, la folla è solitamente peggiore degli individui, per cui l'individuo non è cattivo come quando si riunisce con altri individui, questo si sa, insomma. E se si riunisce, diciamo che emergono degli aspetti inferiori della sua personalità, questo è stato studiato non solo dagli etologi ma anche dagli psicologi delle masse, come Gustave Le Bon all'inizio del secolo, Scipio Sighele, un nostro antropologo dell'inizio del Novecento, e poi è stato studiato anche da Freud, no? Questo aspetto della regressione delle qualità umane dell'individuo quando si perdono e si sommano nella folla, c'è sempre un abbassamento, perché in linea generale la non conoscenza dell'altro genera una demonizzazione dell'altro. Quindi bisognerebbe forse incentivare gli incontri fra i tifosi di diverse partite, farli partecipare a delle sorte di cene tribali, riunendoli, non mantenendoli separati. Perché se si mantengono separati, probabilmente questo non finisce altro che per radicalizzare un comportamento di opposizione che poi può anche culminare in quella che viene comunemente chiamata la violenza negli stadi. Qualcuno di noi è stato privato della libertà personale e adesso non è qui con noi. Qualcuno di noi non c'è più perché non c'è più, è morto. Quindi io voglio ricordare tutti loro, tutti quelli che non ci sono più, tutti quelli che al momento sono in vita, viva Dio, però non possono assistere al derby, o diffidati o detenuti. La curva è andata nel panico perché questo fumo non faceva vedere niente a nessuno, piangevano tutti. Bambini che scappavano, si fomentavano, uccidiamoli. Questo lo ripeto perché è stato ripetuto anche a Napoli, questa è la stessa situazione di Napoli. Io ero anche a Napoli, anche sul treno, quando ci hanno spaccato tutti e cercavano di ucciderci. È giusto dirlo perché hanno costruito la storia della Lazio con noi. E la domenica allo stadio erano dei tifosi ultras. Ci rimango male quando vedo che ci sono cori razzisti negli stadi, che ci sono bandiere con le svastiche o con le croci runiche, che si continua a gridare devi morire appena un calciatore resta steso per terra. Tutto questo ormai è fatto come un macabro rituale, però ogni volta mi dà fastidio e penso che al di là di quelli che continuano a scrivere, a lamentare questi episodi sui giornali, è proprio all'interno delle squadre, dall'interno del calcio che mancano dei segnali precisi. Cioè si sta facendo molto per fare correre di più i giocatori, forse si è fatto anche troppo, però per aiutarli a,
a capire il mondo o anche a responsabilizzare i tifosi, a non considerarli solo una massa vociante, uno sfondo e nient'altro. In questo senso si è fatto poco. Io sono molto disturbato da una cosa nel calcio italiano, ed è la questione del razzismo. Non mi sembra che c'è un intervento o dalle parti delle società o dalla parte dello Stato educativo e preventivo su questa questione. Per esempio, ci sono molti esempi eclatanti che sarebbero stati puniti dalla legge in Inghilterra e che sono rimasti assolutamente impuniti in Italia. Per esempio, un fantoccio nero che era impiccato nello stadio di Verona. Io vorrei citare un esempio dall'Inghilterra di segnale opposto. Vado a seguire la mia squadra, Chelsea. Prima della partita c'è un annuncio pubblico. Qualsiasi persona che recita un coro razzista o commette un atto razzista sarà uno espulso da questo stadio per la sua vita e due sarà punibile per legge. E dunque vorrei vedere qualche cosa così negli stadi italiani, più interventismo, più tentativo di educare su queste questioni così fondamentali. Forza Roma! Era verso il 75 quando cominciava il terrorismo, no? Cominciarono prima gli incidenti nelle piazze, eccetera, e anche in curva tutto ciò si è visto, cominciarono i primi striscioni, diciamo così, politici. Io ricordo di notte ci andavamo a cercare ed era lo stesso che stava a fianco allo stadio, sullo stesso muretto, però lo stadio no, c'era un patto di non belligeranza che era bello, tra l'altro, perché poi la violenza a quei tempi era una violenza vera, non, cioè la gente moriva sulle strade, sulle piazze. Brutti ricordi ce ne sono tanti. Un ragazzino che tranquillo, non faceva parte di nessun gruppo, gli corsero appresso, lo picchiarono e lui morì perché il suo cuore cedette. Questa è una delle cose più incredibili, anche che lui era giovanissimo. Sono le cose che proprio ti fanno, dici, ma che ci vado a fare a vedere la partita, insomma, questa è la cosa. Perché però un bambino morto lì, sai, io capisco, per un ideale, anche se c'è chi non capisce questo, io per un ideale lo posso anche capire, anche se poi chiaramente padre e madre non capiranno mai nulla, è chiaro. E anche se il calcio può essere un ideale, ma non si può assolutamente arrivare a ucciderlo, a essere ucciso per una cosa simile. È talmente grossa la morte per una partita di calcio che non, poi ti viene la voglia di andarci più allo stadio. Poi ci fu anche l'episodio Paparelli, il famoso derby dove partirono i razzi che sicuramente non avevano intenzione di uccidere, perché erano razzi che manovrati da bambini, che però poi dopo ebbero l'effetto che voi sapete, e lì pure ti disgusti della partita, no? Perché sai che è morta una persona, appunto. Mi ricordo la curva sud, chiaramente, giustamente ammutolita. Questi sono episodi folli. E poi c'è la violenza che ancora c'è, diciamolo. Bergamo, Brescia, Verona, sono partite ad alto rischio. Ma ti odiano proprio in una maniera incredibile. A me viene da ridere, perché insomma non riesco a capire. È proprio un odio che tu puoi avere solo verso un nemico, perché è un odio talmente forte che io lo vedo proprio. La gente normale che se vede la macchina del Gata Roma o se vede il pullman della Roma, e anche se non vanno allo stadio, si fermano in bestia lì e cercano di darti qualche cosa. Perché a Roma vi mangiate tutto, c'è il Papa, c'è Andreotti, forse non sanno che Andreotti adesso non c'è più, questo è successo l'altro anno. Poi la colpa nostra gravissima è che abbiamo il Papa, poi un giorno qualcuno me lo spiegherà, è perché i politici corrotti, la solita storia, è proprio un odio razzista nei confronti del romano o della gente del sud, insomma. Polizia difende quelli là! Calma!
reato, uccidere un romano non è un reato. Degli accendini e le monete, e qua viene giù di tutto. State attenti, per cortesia, fate attenzione. Avete interesse di andare via? Lo credo, anche noi abbiamo interesse di andare via. Bene, allora cortesemente, quelli diretti su al nord, si facciano avanti. Un attimo. Non scendete in massa, perché altrimenti sarete bloccati. Credo che bisogna avere i miei anni per farsi un'idea di che cosa siano gli ultra. Prima perché li ho visti crescere, poi perché hanno preso un'etichetta da un momento sicuramente non felice della vita dell'Europa, perché gli ultra erano quelli che erano collegati ai durissimi rapporti fra la Francia e l'Algeria, e non voglio scendere nei dettagli. Gli ultra sono spesso disinteressati al fatto sportivo, hanno investito nella squadra ideali che non hanno potuto dirottare da altre parti. Quando io ero ragazzo, ai tempi del grande Torino, per dire, ci si azzuffava per i colori politici, si andava al bar e si faceva una discussione fra comunisti, democristiani e via discorrendo. E tutto sommato partecipavamo alla crescita di un paese che veniva da una guerra. Per strada si è perso questo forte significato della partecipazione dei giovani alla vita del paese attraverso la politica, ed è arrivata la bandiera del club, ma non quella tradizionale, quella per la quale si esprimeva al massimo passione, quella che ha messo in mano ai ragazzi bastoni, catene, insegne della vergogna che avevamo patito e conosciuto durante la guerra, e tutto un armamentario di ignoranza che è un peccato enorme, perché se tu riuscissi a togliere tutto quanto, a ripulire quello che c'è dietro quelle insegne, troveresti ancora dei ragazzi normali che potrebbero essere avviati da qualche altra parte e non a interpretare in qualche curva, fortunatamente non in tutte le curve, le battaglie della domenica, che sono quanto di più vergognoso abbia partorito non il calcio ma la società contemporanea. La violenza negli stadi è purtroppo semplicemente una frangia molto evidente, molto rumorosa, della violenza di qualunque tipo di città. Io ho molto più paura ad andare in una metropolitana che andare allo stadio. Mi sento molto meno sicuro se rientro dopo mezzanotte in una via qualunque della mia città, e purtroppo di qualunque città, che ad andare allo stadio. Certo che quando io metto insieme 40-50 mila persone non posso pensare, spesso di opinioni diverse, spesso di ideologie diverse, perché ormai l'ideologia sportiva è quasi l'unica vera ideologia rimasta, perché io nasco prima romanista o milanista che comunista o democristiano. Mi resta solamente l'ideologia del romanista, dell'interista o dello juventino. Quindi se metto 50.000 persone che la pensano in modo anche diverso dentro lo stesso involucro, pensare di non avere violenza credo che sarebbe veramente un'utopia. Detto questo, bisogna combattere, bisogna non giustificare mai niente, ma capire anche, avere la forza anche di capire che prendere l'influenza fa parte del nostro male di essere. Purtroppo attorno al calcio c'è ancora una fascia di persone in Italia e all'estero che colgono l'occasione dell'evento sportivo per fare gazzarra e per determinare fenomeni di violenza, che accadono soprattutto fuori dagli stadi.
Io credo che la violenza si combatta in tre modi. Prima di tutto utilizzando allo stadio tutte quelle possibili norme di sicurezza che la tecnologia moderna consente, cosa che in Italia stiamo facendo e abbiamo fatto. Secondo, ricordando sul piano culturale che si tratta di un gioco che deve suscitare emozioni, ma che le emozioni si debbono fermare ad un certo punto. E poi però c'è anche un terzo elemento che non dipende sicuramente da noi, che è la repressione nei confronti di coloro i quali non vogliono capire ragione. Diventare ultra significa vivere. Ora, io credo che gli ultra debbano essere controllati quando diventano ultra, non lo so, quando diventa eccesso. Però io penso sempre, quando vedo questi giovani che poi davanti alla sua telecamera si muovono, è come se la telecamera desse la possibilità di vivere. Prima nessuno ti vede, adesso c'è la telecamera e allora tu ti muovi, muovi la bandierina. Insomma, è una specie di motore per dire anche tu esisti. Ecco, io credo che questi ultra debbano anche essere visti, non solo nel momento in cui agiscono e magari agiscono in modo esagerato, ma durante tutta la loro esistenza, in cui non esistono e non possono nemmeno essere agitati. Carissime ragazze ultra, io vi amo. Permettetemi di dare un consiglio. Amate la squadra del vostro cuore, però rispettate l'avversario. Ma gli ultra non sono quei delinquenti, non sono quei drogati, non sono quelli che fanno violenza. No, gli ultra sono anche altro. Ma tu pensi, per esempio, che gli ultra vengono in Africa, non a New York, vengono in Africa con me, ma in lebrosari. La lebbra è pericolosa, la lebbra è contagiosa. Hanno preso la malaria, hanno mangiato la manioca con le mani con me, hanno dormito con me per terra, hanno ascoltato la messa. Ma quando mai gli ultra ascoltano la messa? Lì ascoltavano la messa perché vedevano la chiesa dei poveri, la chiesa dei poveri, anche qui. La cosa bella, l'ultra non è un religioso, però ama la religiosità e ama la vera religiosità, cioè la povertà della chiesa. Quando vedevano un vescovo in pantaloncini che sudato si lavava e poi diceva la messa assieme al missionario sotto un'alba, incantati, stavano pezzi di 2-3 ore, perché la messa in Africa dura 3 ore, 4 ore. E quindi quando andavamo negli ospedali, nei lebrosari, ripeto, nei lebrosari, era un grande avvenimento. Allora io dico, gli ultra poi non sono come si descrivono, perché una frangia non prende tutto. Pensate voi a una squadra di calcio o una partita di calcio senza la coreografia degli ultra, senza il coro degli ultra. Noi dovremmo pagare gli ultra fanno spettacolo, gli ultra veri, quelli buoni. Allora io dico, se è possibile ascoltare questa persona anziana che ama l'ultra, che ama il ragazzo, che ama la ragazza, che si definisce lui stesso frate ultra, di dire, carissimi ragazzi, abbandoniamo la violenza, abbandoniamo la droga, non sniffiamo. Quante volte ho fatto cadere le cartine io, quando, tra un tempo e un altro. Ma chi conosce questo ultra come li conosco io? Perdonatemi questa mia superbia, 20 anni nelle curve, io conosco, 20 anni sono sui treni, quando andavo dal nord al sud, conosco cosa fanno gli ultra. Certo, fumano lo spinello, certo, si bucano, certo, si drogano, ma non tutti però. E quante battaglie, quanti ragazzi ultra abbiamo tolto dalla droga, non l'abbiamo fatto sniffare. Quante ragazze ultra abbiamo tolto dalla delinquenza, quanti? Tra il primo e il secondo tempo, io so che si prende la cartina e si mette la roba cosiddetta, no? Ci mette un po' per sniffare. Allora tu che sai queste cose, incominci a fare così, ragazzi, ci sono a gruppetti, no? Sono a gruppetti, cosa fai? Io ho la sciarpa sulle spalle e faccio una grande galoppata, no? Facendo questa galoppata con la sciarpa, il saio che porto sempre con me, tutte quelle cartine scompaiono e quindi cadono. Le parolacce che mi danno, vai a quel paese, vai là e vai là. E io, camminando, scappando, io mando tutte le parolacce al mittente, perché poi le dico pure io le parolacce. Ecco perché questo è un altro
Dice, ma tu un frate dice le parolacce, e poi la sera mi confessa. Nel frattempo finisce il, come si dice, l'intervallo, i giocatori entrano in campo, un'altra volta il megafono, quello canaletto col megafono, attacca, ale, io mi metto sulla ringhiera, prendo un'altra volta il megafono, oppure il cappellino, comincia a cantare, Maracanà, Maracanà, siamo venuti fino a qua, e canteremo, e grideremo, forza potenza. Credo che questa adesione al gruppo sia una cosa molto da rispettare per i ragazzi, perché noi ci dimentichiamo troppo spesso che altrove questa cosa non c'è nemmeno, ecco, che dal lunedì al venerdì non avviene quasi mai e che nei quartieri dove questi ragazzi vivono e crescono non c'è altra possibilità di trovarsi in gruppo, di avere una identità che sia fatta da un gruppo di amici, un gruppo di pari, per fare qualche cosa. A volte sono le cronache nere dei giornali che ci raccontano questo, per esempio i Sassi a Tortona, anche lì è un gruppo che agisce, no? Un gruppo che ha un leader, che ha uno slogan interno, un dialetto, un modo di parlare, un linguaggio, una comunicazione interna. Ecco, mi domando come mai noi abbiamo lasciato solo questi luoghi perché possono funzionare da identità collettiva, e non per esempio la scuola, e non per esempio un oratorio. Ecco, se io penso all'altrove di uno stadio, penso in maniera assolutamente triste ad una sala giochi dove un ragazzo passa delle ore giocando con una macchinetta senza poter avere una minima idea di che cosa sia una relazione affettiva. Cioè, si è avuto subito la sensazione che è successo qualcosa di grave, perché è cominciato da dentro, perché poi ci hanno fatto entrare per evitare casini fuori, da dentro sentiva le ambulanze e quelle cose lì. Poi ho cominciato a dirlo per radio, eccetera, eccetera. Non si sapeva se gridare, perché c'è stato proprio un attimo quando hanno detto morto, proprio immediatamente gente accorsa, sentiva i tonfi dei lavandini, perché rompevano i lavandini, perché non volevano che riniziasse la partita, perché era finito il primo tempo. E c'era gente che non capiva, e allora dalla tribuna e dagli altri settori dello stadio rumoreggiavano perché non capivano. E poi Baresi e il portiere del Milan, mi pare Rossi, c'era quella domenica lì, hanno cercato di, con loro volevano giocare la partita, no? Hanno cominciato a tirare roba e poi è andato Torrente e Baresi alla cabina radio e hanno detto, cioè penso che nei miei ricordi, sì certo, uno magari per cosa sua personale ha preso uno schiaffo, un pugno in giro per l'Italia sul pullman, però quando ti dicono che è morto un ragazzo, che poi dopo ci si conosce tutti, tante persone, Spagna, chi è? Ma quando eravamo al bar in Ponte Reale, che veniva lì, che giocavamo ai tocchi, che ci giocavamo le aperitive, ti cade il mondo addosso. Quando ti rendi conto che in più conoscevi anche la persona che è morta, veramente ti cade il mondo addosso, è terribile, per una parte di pallone non penso che si possa morire.